tutto è pronto per il via del Gran Premio, salgono i giri del motore, stanno per andare ad accendersi anche le luci dei semafori in questo momento, 2, 3, 4, 5 ed ecco il via del Gran Premio degli Stati Uniti. Buono lo scatto di Valtteri Bottas, meno bene Sebastian Vettel, attenzione a Max Verstappen che cerca subito di insidiare le Ferrari, non è partito bene neanche Charles Leclerc, attenzione a Verstappen che si prende la seconda posizione, lotta ruota a ruota alle spalle di Verstappen tra la Ferrari di Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton. Valtteri Bottas in prima posizione, Max Verstappen in seconda, Lewis Hamilton che si è preso la terza posizione ai danni di Sebastian Vettel a sua volta tallonato da Charles Leclerc. Dunque scatto bruciante di Valtteri Bottas, è partito molto bene anche Max Verstappen, mentre intanto dietro c'è battaglia tra le due Ferrari con Charles Leclerc che ha preso la posizione su Sebastian Vettel. Attenzione perché c'è anche una McLaren, quella di Lando Norris, che riesce a superare Sebastian Vettel. Avvio a rilento per Sebastian Vettel, decisamente partiva dalla prima fila, è già scivolato in sesta posizione, superato anche dalla McLaren di Lando Norris che si è issato addirittura in quinta posizione. Scatto così così della Ferrari di Sebastian Vettel, che viene affiancata in rettilineo anche dalla Renault di Daniel Ricciardi. A questo punto immaginiamo che possa avere dei problemi Sebastian Vettel, perché non si spiegherebbe così le difficoltà da parte del pilota tedesco nel conservare delle posizioni. Ascoltiamolo Vettel. I felt some damage. I don't know where from. I didn't touch anything, but I have understood like crazy. Sebastian Vettel lamenta dei danni, ha detto non so come posso avere questi problemi perché non credo di aver toccato nessuno, ma ho un clamoroso sottosterzo e faccio fatica a tenere la macchina in pista. Comanda ancora Valtteri Bottas, 1 secondo e 8 su Max Verstappen, 3 secondi e 6 su Lewis Hamilton, 8 secondi e 6 su Charles Leclerc. Questo significa che la Ferrari sta già perdendo del tempo prezioso, non riescono le rosse a fare gli stessi tempi delle prime tre vetture. 1.44 il tempo di Bottas, 1.46 Verstappen, 1.48 Hamilton, 1.41.7, ha perso un secondo e tre Leclerc da Bottas in questo giro. Sebastian Vettel, autore di una partenza veramente difficile, ha perso tantissime posizioni sin dal via, ricordiamo partiva in seconda posizione, è scivolato al settimo posto, sta girando abbastanza lentamente in 1.42.1, il che significa che in questo giro ha perso un secondo e sette da Valtteri Bottas. Ha lamentato un pauroso sottosterzo, understeer like crazy, ovvero un sottosterzo da pazzi, così l'ha definito nel dialogo con il suo ingegnere di pista, e non se lo spiega nonostante non si sia infatti appunto toccato con nessuno, e i replay della partenza ci dicono questo. C'è insomma un aggiornamento per quello che riguarda proprio Vettel, quindi Manuel Codignoni. Sì, c'è un primo colpo di scena, il ritiro di Sebastian Vettel, la rottura della sospensione posteriore sinistra in uscita da una curva molto veloce, la macchina che resta su tre ruote, la sospensione che cede di schianto e Vettel che è costretto a fermarsi, tra l'altro in situazione anche di pericolo, perché quella è una curva che si fa a 250-260 all'ora. Ascoltiamo Vettel. Completely failed. Vettel che dice non so cosa sia successo, è completamente saltata la sospensione. Il ritiro allora di Sebastian Vettel, a questo punto è lecito immaginare che le difficoltà, il sottosterzo lamentato dal pilota tedesco della Ferrari nelle prime fasi, fossero dovute proprio a un malfunzionamento di quella sospensione che poi è andata a cedere nel corso del nono giro. Si sta avvicinando tantissimo Hamilton a Max Verstappen, si lotta per la seconda posizione, è a tiro di DRS, attenzione perché potrebbe cercare colui che oggi conquisterà quasi certamente il suo sesto titolo mondiale anche per la matematica, cercherà di non fare il ragioniere, immaginiamo, ma di andare all'attacco anche di Max Verstappen in seconda posizione. È il giro numero 15 ed è iniziata la girandola dei pit stop. Il primo a fermarsi è stato Max Verstappen al giro numero 14. Subito dopo, al giro numero 15, si è fermato Valtteri Bottas per coprirsi dall'undercut, ovvero la possibilità per Verstappen di fermarsi prima, montare gomme nuove e fare un giro velocissimo e a sopravanzare, quando poi Bottas appunto si sarebbe fermato ai box il pilota che in precedenza lo precedeva. Ora bisognerà vedere quello che farà Hamilton, se si fermerà al prossimo giro oppure se cercherà di sparigliare le carte e di allungare ancora questo stint, come spesso abbiamo visto fare insomma in Mercedes con Hamilton, appunto a una strategia alternativa. Hamilton deve ancora fermarsi, il suo ingegnere di pista poco fa gli ha detto immaginiamo che le altre vetture vadano su una strategia a due soste, noi proseguiamo con il piano originario, che evidentemente sarebbe, immaginiamo, quello di una sosta sola.
Imola. 23esimo giro, Hamilton al comando, sono usciti i suoi meccanici e gli hanno detto di fermarsi. Hamilton ha detto vado più lungo e ha tirato dritto. Un po' di perplessità da parte dei meccanici che si guardano tra di loro, come dire, ma perché è passato, perché non è rientrato? Ha scelto Hamilton di allungare ancora il suo stint, continua ad essere in testa alle sue spalle. Valtteri Bottas lo ha praticamente raggiunto, è a 3 decimi, e allora Valtteri Bottas si prende in rettilineo la prima posizione in pista con Hamilton, che ovviamente non pone resistenza, sia perché si tratta di compagni di squadra, sia perché ovviamente sta su una strategia diversa. Bottas torna al comando del campionato degli Stati Uniti, davanti a Lewis Hamilton. Max Verstappen è a 5 secondi, Leclerc è a 40 secondi da Valtteri Bottas in quarta posizione, e ha pagato anche un pit stop estremamente lento. La posteriore sinistra non ne voleva sapere di entrare, 7 secondi e 7, il che significa che il monegasco ha perso 5 secondi in più di quanto avrebbe dovuto in questo pit stop. Certamente non la maniera migliore di festeggiare i 50 anni che Mattia Binotto, il team principal della Ferrari, compie proprio oggi. Auguri a Mattia Binotto. Si ferma ora in questo momento Lewis Hamilton, comanda Valtteri Bottas davanti a questo punto a Max Verstappen, escono i meccanici della Red Bull. Questo potrebbe essere un momento chiave del Gran Premio, perché si ferma Max Verstappen ai box per il suo pit stop. La sosta di Verstappen obbligherà a questo punto anche Valtteri Bottas a fermarsi per coprire questa sosta. Il 35esimo dei 56 giri previsti, si ferma anche Valtteri Bottas come avevamo previsto, ma non ci voleva la sfera di cristallo. La Mercedes si copre dalla sosta di Max Verstappen per non perdere la posizione con Bottas. Evidentemente non ce l'avrebbe fatto ad arrivare fino in fondo con quelle gomme. Gomma media nuova, così come gomma media aveva montato Max Verstappen, e a questo punto al comando del Gran Premio degli Stati Uniti passa, indovinate un po', Lewis Hamilton. Ha pagato l'azzardo, quantomeno fino a questo momento, di allungare il primo stint con gomma media, anche quando gli altri gli stavano recuperando, per montare il più tardi possibile la gomma hard. A questo punto Hamilton, per andare a conquistare il successo, deve cercare di arrivare fino in fondo con questa copertura. Hamilton, Bottas, Verstappen a dividere. Hamilton e Bottas ci sono 10 secondi. Hamilton deve difendere questi 10 secondi dal ritorno di Valtteri Bottas, che a questo punto è lui ad avere gomma più fresca nei confronti del suo compagno di squadra. 38esimo giro, cambiano vorticosamente le prospettive del Gran Premio, perché Valtteri Bottas è rientrato indemoniato, sta girando come una furia. 1:36,9, ha recuperato praticamente 3 secondi in questo giro a Lewis Hamilton. Vuole andare a prendersi la vittoria in pista. Bottas vuole andare ad attaccare il suo compagno di squadra, sta cercando di gestire le gomme. Hamilton che gira nuovamente in 1:39,1, 1:38,8, invece Bottas che gli rosicchia solo 3 decimi in questo passaggio. Attendiamo anche il passaggio sul traguardo di Max Verstappen. 1:39,1, gira sugli stessi tempi di Hamilton. Dunque Hamilton sta cercando di gestire le sue gomme, che sono meno fresche nei confronti di quelle di Valtteri Bottas, per andare a conquistare il successo. Da segnalare la seconda sosta di Charles Leclerc, che ha fatto segnare il giro più veloce, 1:36,169, con gomme morbide nuove. Vale un punto quest'anno il giro più veloce. Se così resterà, sarà comunque un amaro contentino per una Ferrari che tutti quanti ci aspettavamo più competitiva sul circuito texano. 2:04, cala ancora il vantaggio di Hamilton e Bottas quando mancano poco più di 10 giri al termine. In terza posizione Max Verstappen. Di nuovo un aggiornamento per quello riguardo il Gran Premio degli Stati Uniti, Formula 1, con Manuel Codignoni. E c'è il sorpasso, mi dai la linea proprio nel momento in cui c'è il tentativo di sorpasso, perché Hamilton resiste a Valtteri Bottas, lo accompagna fuori pista e mantiene il comando del Gran Premio degli Stati Uniti. Mancano 5 giri al termine. Bottas, che con gomme più fresche stava raggiungendo Lewis Hamilton, lo ha affiancato nel rettilineo opposto rispetto a quello dei box. Sembrava fatta con il sorpasso, ma Hamilton lo ha accompagnato all'esterno in maniera corretta, rispedendolo alle sue spalle. Dunque Hamilton continua a comandare il Gran Premio di Austin. Manuel Codignoni. E c'è stato il sorpasso di Valtteri Bottas nello stesso punto dove aveva tentato l'attacco nel giro precedente. Questa volta Bottas era più vicino a Hamilton, lo ha affiancato, ha usato il DRS. Hamilton, dobbiamo dirlo, dopo la ruvida resistenza nel tentativo precedente, questa volta non si è difeso in maniera altrettanto vigorosa, ha concesso all'interno a Bottas, che ha preceduto poi il britannico in staccata, andando a conquistare il primo posto quando mancano 3 giri al termine del Gran Premio. Bottas, Hamilton, Verstappen. Ora attenzione, perché sta arrivando anche Verstappen. Immaginiamo che anche il pilota olandese della Red Bull voglia cercare di attaccare Lewis Hamilton, che ha gomme
decisamente più usurate rispetto a quelle sia di Valtteri Bottas che di Max Verstappen. La festa è già pronta per Lewis Hamilton. Tra l'altro poco fa la regia internazionale ci ha inquadrato un curioso tappetino con scritto: questo parcheggio è riservato al campione del mondo 2019, tutte le vetture non autorizzate verranno rimosse. Uno spazio già preparato, già predisposto per Lewis Hamilton, che ci teneva tanto a conquistare questa vittoria. Lo abbiamo capito anche dal dialogo con il suo ingegnere, che a un certo punto gli ha proposto anche lui la possibilità di una seconda sosta, così come hanno fatto Bottas e Verstappen, per cercare di conquistare quantomeno la seconda posizione. Hamilton ha detto: no, voglio giocarmela fino in fondo, voglio provare ad andare fino in fondo. Ascoltiamolo Hamilton. So, gap to Verstappen at 2.9. I can see it, man, just leave me to it. Ingegnere, di pista. Yes, we are. Meraviglioso scambio di battute. Allora, l'ingegnere di pista di Hamilton gli dice: Verstappen è alle tue spalle a 1 secondo e 9. La risposta di Hamilton: lo vedo, amico mio, lasciami guidare, lasciami fare quello che so fare. Subito dopo, Verstappen, che a sua volta va a parlare con il suo muretto dicendogli: voglio full power, voglio la massima potenza. E l'ingegnere di pista che gli dice: ok, te la diamo, ok, puoi averla per questi ultimi due giri. E c'è una Haas che è finita fuori pista, è quella di Kevin Magnussen, bandiere gialle nel settore 2. Questa potrebbe essere una buona notizia per Lewis Hamilton, perché la macchina è nella via di fuga e escono scodando velocissimi da curva 9 entrambi i piloti. Ora sono in una fase di rettilineo, si avvicina Verstappen, non riesce però ancora ad essere sufficientemente vicino nei confronti di Lewis Hamilton per andare a tentare l'attacco. L'occasione può essere questa: rettilineo opposto, spalanca il DRS Verstappen. Questa è l'ultima occasione per andare a passare Lewis Hamilton, ma ci sono bandiere gialle in questo settore, perché è proprio qui che è uscito Kevin Magnussen. Dunque non può attaccare Max Verstappen Lewis Hamilton. Ora mancano da pochissime curve alla termine del Gran Premio. Qui è veramente complicato passare, anche se in realtà Max Verstappen un sorpasso qui lo ha fatto ai danni di Kimi Raikkonen un paio d'anni fa, sorpasso poi giudicato irregolare perché aveva messo fuori da tutte e quattro le gomme, e dunque tentativo vanificato poi dai giudici che lo buttarono giù dal podio proprio in questo tratto, nel tratto che i piloti affrontano il cosiddetto ferro di cavallo. Passa indenne Lewis Hamilton anche questo tratto, mentre intanto in bocca al rettilineo del traguardo Valtteri Bottas, che zigzaga sul rettilineo del traguardo e va a conquistare il successo nel Gran Premio degli Stati Uniti. Lewis Hamilton chiude secondo, respinge gli attacchi di Max Verstappen e, quel che più conta, conquista il suo sesto titolo mondiale. Supera Juan Manuel Fangio, anni 50, e si porta ad una sola lunghezza da Michael Schumacher. La gioia contenuta, in vero, dobbiamo dirlo, da parte di Toto Wolff per quello che è comunque a tutti gli effetti un 1-2 della Mercedes sul Gran Premio del Texas, Gran Premio degli Stati Uniti. Bottas a conquistare il successo davanti a Lewis Hamilton. Lewis Hamilton si è preso il sesto titolo mondiale, è il terzo titolo di fila per il pilota britannico, che immaginiamo fra poco la regia ci farà ascoltare. Si mette le mani nei capelli, eccolo Hamilton. Get in there, Lewis. What a drive, mate, that is it. Champion of the world. Did it in style, mate. You did that in style. You did it in style, lo hai fatto in grande stile. Questa è la comunicazione del muretto Hamilton, che non risponde, apre la visiera, si mette le mani proprio lì all'interno della visiera e ci dà l'impressione di essere commosso, anche se non possiamo vedere, ma possiamo solamente intuire lo sguardo e gli occhi dietro la visiera. Sesto titolo mondiale per Lewis Hamilton con la Mercedes, il terzo di fila. La gara l'ha vinta Valtteri Bottas davanti appunto a Hamilton e Verstappen, quarto posto per Charles Leclerc, autore del giro più veloce, ma è stata una domenica amara per la Ferrari. Ascoltiamo Bottas. Well done, Valtteri. Great weekend. Yeah! Grande weekend, grande vittoria, così gli dice l'ingegnere di pista Valtteri Bottas, che risponde con un hi-ha in perfetto stile country. Del resto siamo in Texas, nella patria del country, ed ora ecco si scioglie anche Toto Wolff, che abbraccia Peter Bonington, detto Bono, l'ingegnere di pista di Lewis Hamilton, artefice dei tanti successi del pilota britannico. Ci sono le prime parole da 6 volte campione del mondo di Lewis Hamilton, Manu Codignoni. Congratulations. Martin Brando, la vecchia gloria della Formula 1, lo sta intervistando proprio in questo momento, gli fai complimenti. Complimenti, hai superato il grande Fangio, gli dice. Ti manca uno per arrivare a Michael Schumacher, come ti senti? It's just overwhelming, if I'm really honest. It was such a tough race today. Yesterday was a really a difficult day for us. Valtteri did a fantastic job, so huge congratulations to him. And
Today I really just wanted to recover and deliver the 1-2 for the season. È stata una gara veramente difficile quella di oggi, tanto che non ha potuto quasi pensare alla questione del sesto titolo mondiale, visto che è stato un weekend molto difficile. Così tante emozioni, così tante sensazioni, così tanti sentimenti in questo titolo. Sta ringraziando il team, my stepdad here, my uncle George. Ringrazio tutti i suoi parenti che sono qua venuti a vederlo. Abbiamo visto anche il fratello, tra l'altro, tra il pubblico. E insomma, ci sembra veramente visibilmente commosso. È avvolto da Union Jack, dalla bandiera britannica. Questo ve lo diciamo perché non potete vederlo. Ascoltiamo ancora le sue parole. Mia mamma mi ha detto quando avevo 6 o 7 anni che non devo assolutamente mai mollare, questo è il più grande insegnamento della mia vita che sto cercando di portare avanti. E anche in questo caso ci ho provato, per nonostante avessi le gomme molto, molto diciamo consumate. Quanto puoi arrivare lontano, gli ha chiesto Martin Brando. Arriveranno delle nuove regole, non lo so, ma intanto penso già alla prossima gara, alla prossima stagione, perché questo è il nostro obiettivo e il segreto è sempre quello di cercare di guardare avanti. E ringrazio anche i fan, molti fan dall'Inghilterra che erano con lui. Queste le prime parole di un commosso Lewis Hamilton, 6 volte campione del mondo, significativa la stretta di mano con Max Verstappen.